Sì, si può parlare anche piano perché così forse c'è un po' di rimbombo. Si sente? Abbassa un po'. Abbassa un po'. Sì. Dunque, 10 anni dalla scomparsa di Wilfredo Caimmi, questo appuntamento è, diciamo, doveroso quasi per noi che lo abbiamo conosciuto, quindi come un dovere affettivo nei confronti della memoria di Wilfredo, ma abbiamo anche voluto cogliere l'occasione, essendo questo tempo anche ci consentendoci un certo distacco, diciamo anche critico, come osservatorio, di approfondire l'opera sua, un discorso, diciamo, sulla sua opera, in particolare sulla sua opera letteraria, che io ritengo, diciamo, sia tra le opere più importanti della letteratura marchigiana e forse la più importante per quanto riguarda la letteratura della Resistenza. Ringrazio voi che siete presenti, tutti i relatori che hanno accettato il nostro invito, diciamo, a partecipare, Roberto Caimmi, che è il figliolo di Wilfredo, che è venuto da Padova, che è qui con noi, e il comune di Ancona, diciamo, che ci ospita, l'Ampi, che ha dato il patrocinio. Volendo riassumere in poche parole la figura di Wilfredo, diciamo in poche parole, possiamo dire che è stato un lavoratore, un comunista, un partigiano e uno scrittore. Fondamentalmente qui ci sono in sintesi, diciamo, le caratteristiche di questa di Wilfredo Caimmi. Lavoratore, ha cominciato presto a aiutare il padre nella fabbrica di bibite e dopo la guerra, diciamo, ha preso anche una parte più attiva, ha lasciato anche la scuola per questo. Io personalmente ho il ricordo di quando lui caricava le cassette che portava e consegnava con una vecchia macchina, più pure sembrando, pur apparendo piccolo, diciamo, come statura, come corporatura, aveva delle braccia fortissime. Da giovane aveva tirato, ripugilato, aveva fatto anche campionati regionali con qualche successo. E comunista lo era diventato prima della lotta partigiana, lo era diventato tanto anche dai documenti dell'epoca di polizia. Il quartiere del Piano, dove lui è cresciuto, era un quartiere considerato sovversivo prima, anche familiare suo era significativo di uno spirito libero. Il padre era un vecchio repubblicano, la madre era una comunista e lui, punto di riferimento all'epoca sua in Ancona per il Partito Comunista, era Raffaele Maderloni, che dall'estate del 43 è il segretario provinciale del Partito Comunista, e che l'ottavo chilometro fondamentalmente ci riferisce che era il riferimento, gli era stato dato, era il contatto proprio da Raffaele Maderloni. Partigiano lo diventa per scelta sua, non era immediatamente, diciamo, ricercato per fare il servizio di leva, come molti che sono andati in montagna anche per non rispondere all'obbligo di leva, no? E nelle scarne notizie che troviamo, lo troviamo prima nel gruppo Braccano di Matelica, poi sul Monte Sant'Angelo di Arcelia, dove è capoposto, poi vice comandante della di zona, e dove scampa fortunosamente alla strage del 4 maggio, e poi come comandante del GAP di Barbara. Dopo la liberazione si arruola nel gruppo di combattimento Cremona per continuare la lotta di liberazione, partecipa alla battaglia del Senio e andava regolarmente alle manifestazioni dell'anniversario di questa battaglia, e una volta siamo andati anche insieme in macchina, voluto che lo accompagnassimo.
Nel dicembre 1969 il Presidente della Repubblica Saragat ha avuto, è stato decorato di medaglia d'argento al valor militare con questa motivazione: entrava nelle formazioni partigiane della sua zona divenendo in breve comandante di distaccamento e prendendo parte a numerose azioni. Alla testa dei suoi uomini effettuava il disarmo di vari reparti avversari facendo ingente bottino di armi e munizioni. Nel corso di una importante azione offensiva attaccava con reparto una forte posizione nemica, riuscendo, nonostante il fuoco avversario, ad averne ragione e costringendo alla resa gli occupanti. La sua intensa e brillante attività proseguiva ininterrotta fino alla liberazione della zona. Marche 1 dicembre 1943, 10 agosto 1944. E il riferimento è quasi certamente all'assalto alla caserma di Serra dei Conti, che lui poi racconta in qualche testo, ma Caimi aveva anche partecipato al disarmo del presidio GNR di Capernardi. La lotta partigiana fu per lui un'esperienza forte. E quando era tornato, ci ha detto una nipote che abbiamo contattato in vista di questo appuntamento, lui era diventato un'altra persona. E prima era un ragazzo scadenza collo, viziato, incurante del pericolo, estroverso. Ora era invece divenuto di poche parole, serio, e lei lo ricorda, per la verità, anche carino, soprattutto lei più piccola, affabulatore, raccontatore formidabile di fare, inventore anche di storie. Al passato partigiano è legato il clamoroso episodio di cronaca che lo rende celebre e che rappresenta anche una svolta nella sua vita. Il 28 ottobre 1990 viene fermato dai carabinieri per possesso e detenzione di armi da guerra. Due giorni dopo i giornali escono con la notizia in prima pagina. Più sensazionale il Corriere Adriatico, che titola: poteva far saltare Ancona. In realtà le vecchie armi della brigata partigiana erano da tempo ormai arrugginite e inoffensive, e averle conservate, diciamo, era stato per Caimi come il mantenimento di un legame affettivo, un impegno d'onore quasi verso il passato e di cui andava fiero, e anche il rispetto e il ricordo dei compagni caduti, diciamo, quasi non si voleva separare da quel ricordo, da quell'esperienza. E questo fatto che lui ha tenuto a conservare questo materiale ci ha permesso di avere conservato un documento prezioso di cultura materiale che è oggi l'anima, diciamo, il cuore del Museo della Resistenza di Falconara. E lui aveva partecipato all'inaugurazione di questo museo anche con commozione, anche con un certo orgoglio. Devo dire che la prima intuizione che si poteva fare un museo di questi anni era stato di Italia-Turchi, che ricordo anche come compagna dolcissima, che gli era stata compagna, diciamo, dopo la separazione dalla moglie Flavia, con cui aveva avuto due figlioli, Roberto e Mariella, mi pare che si chiama Mariella. E sul Corriere Adriatico del 2 dicembre del 90 infatti compare un articolo di Guido Montanari intitolato "La compagna, armi per un museo, lampi e spelle del Fredo Caimi, la famiglia contesta la decisione", questo era il titolo. Nell'articolo è riportata la testimonianza di un dirigente locale dell'Ampi: "Posso dire che noi tutti conservavamo un temperino, un elmetto o una scarpa di quel periodo, ma non le armi. Quelle ci vennero ritirate a due ondate, prima dai polacchi e in un secondo momento dai carabinieri". Il ricordo non è proprio esattissimo, diciamo, di come sono andate effettivamente le cose. Comunque qui ci interessa che a conclusione si riportano le parole di Italia: "Con quelle armi al massimo il Fredo poteva farci un museo", che quando poi in effetti si riuscirà a realizzare. Dopo che gli esperti ebbero esaminato le armi, visto il carattere inoffensivo di quell'arsenale, Vilfredo, che era difeso dall'avvocato Franco Boldrini, venne scarcerato alla vigilia di Natale dopo quasi due mesi di carcere.
Quell'arresto drammatico, diciamo, fu anche liberatorio per lui. Liberatorio per lui perché ci ha consegnato allo scrittore, che diversamente forse non avremmo conosciuto. Riguardando le cronache di quel periodo, ho trovato un riferimento interessante in un articolo, sempre del 2 dicembre 90, sul Corriere Adriatico, Martino Martellini, che scrive: un archivio interessante, sequestrato a casa di Gallini, casse piene di documenti. Nel testo dell'articolo si legge: i carabinieri hanno trovato diari ed appunti presi da Rolando quando a 20 anni il mitra Tracolla combatteva i nazifascisti sulle montagne di Arcea. È un passaggio questo rivelatore, che ci rivela che Caimi custodiva un altro segreto, oltre quello grosso, diciamo, delle armi, cioè la sua personale vocazione di scrittore, per cui aveva accumulato materiali, appunti, testi, racconti. Liberato dal peso grosso, superato il proprio pudore, quegli appunti, rivisti e rielaborati, sono diventati libri, in cui ha rivelato delle doti letterarie sorprendenti. Nel 1995 c'è stato un esordio con Ottavo Chilometro insieme ad Alfredo Altomarini, un libro che ha avuto meritato successo, recentemente ripubblicato. E lo stesso anno esce il romanzo che evidentemente teneva nel cassetto, La notte senza topi, sull'avventurosa vita dei contrabbandieri nel difficile dopoguerra conetano. Sono seguite poi due raccolte di racconti al tempo della guerra e Marciavamo con l'anima in spalla, che è sulla vita partigiana, racconti di vita partigiana. Poi c'è stata una certa stasi, 5 anni in cui non ha pubblicato niente, ma ha lavorato al libro, diciamo, più impegnativo, al romanzo più elaborato il suo, che a mio avviso è il capolavoro della letteratura resistenziale marchigiana, Con la pazienza degli alberi millenari, pubblicato dal nostro centro culturale La Città Futura, e ricordo che l'abbiamo presentato a Falconara proprio con Massimo Raffaello, non so se vi ricordi, di Alex Fanesi. L'ultimo è stato Harlem nel 2003, anche questo però credo già scritto da tempo, su un pezzo di vita in questo quartiere, no? Dove lui, diciamo, era cresciuto. E c'è ancora inedita una raccolta di favole che è custodita tuttora da Forza Napolitano, che di imminente pubblicazione sarà per Natale. Sarà per Natale un regalo per i nostri nipoti, perché noi siamo desiderosi di poterle leggere, vedi? Ora, Vilfredo era pacco di parole, chi l'ha conosciuto lo sa benissimo, era difficile capirgli anche le risposte alle domande. Per esempio, una volta gli ho chiesto: ma Vilfredo, te come ti chiami veramente? Con la V o con la doppia V? Perché nei documenti c'era sudava Vilfredo senza la doppia V. E lui mi ha risposto con un sorriso. E così mi ha lasciato credere, questo sarà un pezzo di scrittore, perché gli scrittori tendono, diciamo, i cuori in la doppia V. Poi la nipote Valeria, diciamo, la figlia della sorella, mi ha detto no, che i genitori lo volevano chiamare con la doppia V, ma l'anagrafe non gliel'avevano accettato perché non era una lettera italica la doppia V, e gliela avevano messo la V. Lui è nato nel 1925 e così gliel'avevano scritto. Certo, non sappiamo granché, ci piacerebbe poter ricostruire il suo modo di lavorare, cioè le letture, la sua formazione non solo politica, ma la sua formazione, diciamo, letteraria. Tutto questo aspetto ci rimane anche oscuro e forse da questo incontro possono venire anche dei contributi. Il titolo di questo incontro fa riferimento ai protagonisti e scrittori della Resistenza, quindi a Vilfredo come scrittore, come protagonista e scrittore della Resistenza. E c'è passo opportuno, diciamo, nell'organizzazione di questo appuntamento, nessuno meglio poteva svolgerlo, di offrirci un quadro della letteratura della Resistenza in apertura, e l'abbiamo chiesto a Massimo Raffaelli, che tutti voi conoscete, la sua competenza in ambito letterario credo che non abbia eguali oggi in Italia.
come critico letterario credo che senz'altro tra i maggiori, oltre che la sua competenza sportiva, diciamo che è veramente diciamo appassionante e interessante, ed è anche alla dote, diciamo, veramente di una brillantezza espositiva che ogni volta che io lo sento quasi che mi innamoro, diciamo, del suo modo, per cui nel suo modo di esporre, per cui lo ringrazio tanto di essere qui con noi e gli cedo volentieri la parola. Grazie.